Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti voi. Prima serata del Festival di Sanremo che è andata via. Non è stato un impatto dirompente come l'edizione passata, però io ho imparato nei miei purtroppo 50 anni di vita a giudicare le canzoni non dal primo ascolto, ma dopo almeno 3-4 ascolti. Però mi fido molto del primo approccio alle canzoni. Quindi dirvi che Mr. Rain mi è piaciuto tantissimo è giusto. Dirvi che mi è piaciuto Mengoni in assoluto è giusto. Dirvi che mi sono piaciuti Coma Cose, dirvi che mi è piaciuto Ultimo, soprattutto in un'interpretazione fantastica, è giusto. Però poi mi fermo qui. La cosa più brutta accaduta ieri è senza dubbio la vergognosa esibizione di Blanco, sto ragazzino viziato di 20 anni, moccioso, che siccome non gli funzionavano gli auricolari non si risentiva alle orecchie mentre cantava e quindi ha deciso di mettersi il microfono in tasca e cominciare a distruggere il palco. Prendendo a calci, simbolicamente questa è una cosa gravissima, prendendo a calci i fiori, il simbolo di Sanremo, la sua canzone è legata alle rose, c'erano le rose, era previsto qualche cosa, ma tu ti fermi e non canti come hanno fatto tanti altri professionisti su quel palco. Invece ieri abbiamo toccato la parte più bassa come mancanza di rispetto verso il festival da parte di un moccioso viziato a che risponde a Blanco e io mi auguro di cuore che Blanco paghi caramente nella sua carriera ciò che ha combinato ieri. Vi saluto con i commenti che ieri durante i social, nel corso dei disastri che stavano accadendo, fanno capire chiaramente come Blanco abbia fatto qualcosa di gravissimo, ma come soprattutto si sia fatto del male. Per quanto mi riguarda, nel campo della musica non c'è bisogno di elementi come questo ragazzino moccioso, viziato.